Ciao a tutti da All For Italy e da me, Laura. Oggi parliamo di Caravaggio. Artista conosciuto universalmente, è vissuto dal 1571 al 1610. Nella sua pittura, lo sfondo è prevalentemente scuro, e i giochi di luce quasi teatrali. Guardate il Bacco di Caravaggio. Nonostante sia in apparenza un soggetto pagano, fu commissionato dal Cardinale del Monte. Si trova nella Galleria degli Uffizi a Firenze. Il Bacco di Caravaggio non è un essere mitologico, ma sembra un ragazzo comune. Si appoggia, disinvolto, su un sacco d'osteria, e il suo sguardo è intorpidito dal vino. Essendo stato commissionato da un religioso, il quadro è ricco di simboli cattolici. Il primo simbolo è il Bacco stesso. Nel mito morì e risorse, come successe a Cristo. Il lenzuolo bianco ricorda il sudario di Cristo. Il nodo nero è vicino all'ombelico, ovvero il centro del corpo per la filosofia neoplatonica. Nel Cantico dei Cantici, della Bibbia, l'ombelico è definito una coppa dove non manca mai il vino. Ecco un altro richiamo simbolico. Niente è casuale. Tutto è studiato nei minimi particolari, la frutta, infine, soprattutto l'uva, le mele, il melograno e i fichi, sono frutti citati nel Cantico dei Cantici. Volevo svelarvi un segreto. Guardate, cosa ha scoperto, Roberta Lappucci. Una delle maggiori studiose del Caravaggio. Se guardate la brocca del vino, vedrete il ritratto dell'artista. Più in basso vedrete un cavalletto ed una tela, come se si riflettessero nella brocca. Adoro la genialità di questo artista. Il nostro video è terminato. Ci vediamo presto con un nuovo tutorial. Continuate a seguirci sul canale. Ciao!